Li hanno chiamati gli angeli del terremoto, in prima linea nel soccorso ai terremotati dell'Aquila, ma anche di Amatrice e del centro Italia. Ma sono orfani di una caserma efficiente ed efficace in grado di accogliere i 100 operatori e di movimentare il parco macchine per le emergenze. Stiamo parlando dei vigili del fuoco dell'Aquila. Una parte della loro caserma, quella del comando provinciale, è stata danneggiata dal terremoto del 2009, ancora in attesa di essere ricostruita. A causa di una serie di problemi e di lungaggini dovute a una gara d'appalto annullata dal provveditorato alle opere pubbliche nel 2014 per errori progettuali e alcuni contenziosi, e fino ad oggi sostanzialmente ferma. Primi passi nel cantiere sono stati mossi dalla ditta la settimana scorsa, dopo la visita del sottosegretario al Ministero dell'Interno Stefano Candiani, ma per il sindacato dei Vigili del Fuoco, il CONAPO, tuttavia, l'edificio che verrà ricostruito non soddisferà le esigenze logistiche e operative dei vigili. Occorre delocalizzare, dice il CONAPO, ed è già pronto un progetto sostenuto anche da sindaco Pierluigi Biondi per ricostruire nel sito dell'ex caserma Rossi. Noi stiamo portando avanti come CONAPO questa battaglia di cambiare completamente sito per la nostra caserma, per il comando, quindi noi siamo un comando provinciale Vigili del Fuoco, quindi ci battiamo per una caserma degna di un comando, di una sede centrale, e l'unica soluzione è un sito nuovo, una delocalizzazione, che sia la Rossi o altrove, è solo un esempio, ma l'importante è che lasciamo per nel futuro una caserma che non abbia che le criticità attuali.